Alza! And for defeats, representing Italy, ladies and gentlemen, Mattia Salone! Ma stai bene, oh? Stai bene? Cioè, ma io sto qua in camera per i match, sento la voce di Simone De Mattia. Sento luce. Ricusate, siete stai bene? Sì. Palloni. Stavo rilassando, gli ho avuto le chiamate, WhatsApp, che stavo vedendo il film, certo. Porno. Pensate, le ore di porno. Beh, il suo perché. E... solo che la bilancia con l'ufficiale di ieri l'hanno tolta. Il ragazzo... che quelli di Milano sono venuti qua per fare il taglio, poi sono tornati a Milano a dormire ieri notte, quindi c'hanno tutte bilance sfasate, non sappiamo quanto abbiamo ripreso. Vabbè, siamo almeno 102 garantiti. Ecco perché sennò non usciamo. Se no non usciamo dalla stanza. In Romania io stavo tutto giù, alle 7:30 di mattina scendo e uno che corre. Ho aperto la porta a Bucarest, lì ha fatto taglia bene, fratello. Era lui, sì, che un workout, fa cambiare la giornata. Abbiamo fatto colazione con Zosca, ricaricato, fatto due toast, prosciutto e formaggio, quattro uova e altri due toast. E poi che cosa c'è? Yogurt. Muesli. Vabbè, ti saluto, se vediamo a Roma. Se vediamo domani, dai. Dai. Lasciamo la stanza per andare a fare il match. Faccio sempre caso a queste cose. Il ritorno che sarà dopo il match, quindi avremo scritto un'altra pagina del nostro percorso. Cioè, praticamente che te sei preso mo da mangiare? Plasmon? Frutta. Sì, almeno rimane leggero. Ok. Rimane leggero. Cose leggeri, digeribili. Sì, sì, che gli vanno, che non appesantiscono troppo. Ragazzi, qua stessa stanza dello scorso anno. Questo è mezzo chilo di frutta. Stai bene, bene. Sto sempre a scorrere tanto. Ma quante avete fatto di corso oggi? No, oggi 10 km. Grande. 10 tranquilli. Un passo più avanti, se vuoi. Sì, davanti o... Sì, davanti verso di te. Cioè, verso il mezzo. Diciamo che l'avvicinamento al match è stato simile a quello del contro lo Stoica, quindi tutto è filato liscio, tutto a posto, Mattia è super carico. E ieri mentre faceva il warm up prepeso schizzava che era una meraviglia. Quindi oggi siamo arrivati. Siamo arrivati forse anche a un livello un po' più alto di Stoica. Anche questa botta ci siamo, lo sappiamo io e Simone. I match di Mattia li sentiamo molto, ogni giorno, ogni volta che accade è un po' un'agonia, però ci stiamo abituando a gestirla. Mattia è molto serio e soprattutto si è preparato ancora meglio, cioè ogni match alza sempre l'asticella, quindi su questo c'è poco da dire. Siamo qui con Yuri Farkas, sparring partner di Mattia Faraoni e Simone Workout, che ci dice intanto com'è stata questa preparazione, avendola vissuta tu da protagonista come sparring per Mattia, perché vi siete preparati insieme, insomma, l'hai aiutato in questa preparazione, come l'hai visto? No, l'ho visto molto bene, bello esplosivo, Mattia non delude mai, anche per un bro sparring, abbiamo che siamo piegati per 3 giorni ma belli forti. Lo vedo proprio bene, lo sento bene, l'ho visto bene fisicamente, però poi tocca salire sul quadrato e Pucci l'atleta fino a che non sale su ring è un'incognita, quindi va bene tutto quello che c'è sta prima, però l'importante è 5 minuti prima e quando si sale.
E questo giapponese poi, ti dico la verità, a me mi ha proprio urtato proprio, frate, mi ha urtato per quello che ha detto. Tu l'hai fatto un po' di... Io stavo là. Sì, infatti. E poi con me l'hai fatti face to face. Sì. Grande Paolo Gisbule, che lo salutiamo. Lo sapevamo bene. L'abbiamo fatto. Vai tranquilla, qual è il problema? Ah, questo è diverso. Ladies and gentlemen, Roberto Oliva! It's Gian Mario Gessone. Unanimous decision. Fighting out of the blue corner, Ruben Ciutino! Cioè, secondo te com'era? No. Secondo te 3 su 3? No, lungo facciamo qua. Troppo lungo. No, troppo, cioè ogni tanto poco. No, comunque è stravinto. No, ma se pensi al match, non lo vai, sono contento, alla fine. Ho fatto il match con la forte. E sti cazzi, vabbè, ripeti, vabbè, ripeti, vabbè. La fida per esito. No, stravinto. Io l'ho detto. Ho sbagliato il nome, dai, va più avanti. Sti cazzi, ci sta Matteo, sti cazzi. Concentriamo se tra 10 match c'è Matteo Farò. Cioè, domani. Almeno 3 ore, quindi. Pugno. C'è una banana. Tutta. No, a me è piaciuto, sì, no, pure a me. Sei ricordato? Ma buonissimo. Cosa deve capire? Se più è parte subito o più ho ragione, chissà. Quella c'è una cosa, visto quelli che partono subito, mo prendo spunto da Robertino. Se fai un saltello indietro, cioè metti e lui parte le braccia. Ma, facendo questo, vuoto, non ti viene da proseguire. Non è che fai vuoto, poi prosegui come un pazzo, sennò è. Sì, no il collaudatore, praticamente. Adesso quando tu ti metti chiuso e fai sti cazzi e partiamo. No, passo indietro, oppure passo indietro, passo esterno, gancio perno, fa la cosa il sua. Tempo, sì. Il tempo. Tanto, Matti, se io fossi il coach di quello, che gli direi a uno che si muove, vai addosso, tagli la strada e cerca di entrare a braccia lo kick, cioè quello, perché non mi metto a fare cioè non può fare un match come se fosse alto 2 metri lui. Alla fine gli dai più lunghezza, cioè braccia più lunghe, no, quindi lui più, per forza deve venire sotto. In più è uno proprio impostato così, cioè abbiamo visto tutti, non penso che mo cambia, si mette a fare l'attendista. No. Pure se fa l'attendista tu entri, esci. No, capirai, ma magari. Bello fratello, certo. Cioè, supposizioni dopo. Poi io suppongo che tirerà dei low kick lui. Probabilmente con Stoica sapevamo, al 1000 per 1000 che non parte a cannone, soprattutto perché quello vince sempre capo 5 mesi, non l'ha mai fatte, dovendo rifare 5 lo sapevamo che invece no, questo c'ha l'incognita che può essere più, no, parte però, subito però può partire, però famo che perché secondo me parte in attacco, sì, cioè, sì. Famo perché secondo me parte poi alle brutte la gestiamo là, sì, però sì. Calcoliamo che tanto alla fine le statistiche, cioè quello è così, è difficile che molte cambia al me, poi c'ha 3 riprese, manca 10 titolo, certo. Quindi potrebbe. Poi ha detto KO, ha detto il primo, cioè. Sì, cioè è durata come parla, ha detto il primo colpo. Posso, ma parte all'attacco 100%, lo so. L'ha detto mo. Lo so. Massima concentrazione. Sì. Ma te sì. Scherzi. No, ma tanto mo. Che l'ho visto. Quando non ti del match entro un focus, faccio i pao. Ok. Certo. Tanto poi vedi, però parte, boh, subito quei colpi di anticipo sono quelli che. Lui si trova in una porta chiusa sempre, non è che si trova una porta aperta, dice ah vado, attacco, prendo sempre, c'era sempre un jab, sempre un medio sul fegato, un kick in testa, sempre, sì. peggio per lui, capito, si attacca. Ma poi questa cosa di rimanere chiuso e fatti da lui la fa solo un po' destra. No, cioè, lì, io faccio il match. Anticipi sempre, no, nessuno cioè. Si avvicina, cioè ce l'hai proprio. Sì, e poi ma poi tanto la chiave con te è se te muovi, batti tutti, Matti, se rimani in movimento, tutti, proprio, non ce n'è più nessuno. Cosa che è che quello pia girato sotto e pensa, oh, mo, studiamo. Sa così che c'è stato. Due colpi, ma sono talmente veloci e esplosivi che ogni volta che anche se lo sai, niente. E tu ti sei visto i video, hai visto. Secondo me più pensi, peggio è poi, lo sai, più aspetti quello. Ma quei due colpi, ma ogni volta che lo tira, mi frega perché c'è sta chiuso. La mano avanti mentre va indietro, non riesci a avere. Ce l'hai te poi, eh. Poi lui è più basso, quindi funziona, se fosse alto così.
secondo me poi è stato pure sincero lui, quella convenè che ha detto e fatto Nero. Lui pensa che mo gli parto subito, metto capo. Lui fa quello, però. Sì, quello, non è stata una tattica, cioè prova. No, ma pure perché pensa, cioè a guardarlo, prova a fare tecnico, ma che fa? Ma non è... No, no. Cioè uno è stato Kamikaze, così, regà. PSB, Kamikaze giapponese, dai, si vede, c'ha proprio il viso da uno che si è tuffato dentro un sacco di volte, ti bozzi in faccia, quante volte ha provato. Dai. Certo, questi cuori sì. A morire. No, c'hai uno davanti che comunque c'ha un cuore così e lo devi ammazzare. E poi ricordiamoci che lui è stato in cagarella tutto il giorno. Oggi pesa 80 kg. Te una piotta. Che cagarella. Perché sì. È venuto in Italia questa. Lui ha scritto sotto: sono venuto per vedere i luoghi belli italiani e assaggiare il buon cibo italiano. Però non si è abituato a carbonara sbagliata. Straniero. No, ma quello sicuramente si sarà fatto riprendere il volo fra 4-5 giorni. Ma ieri mangiava riso, pure a pranzo. Pranzo e cena ha preso riso. Oggi una scappatella l'ha fatta. Ah, una matricianetta sei. Sulla tazza, Francesco, io dico, ma che cazzo mi ha fatto? In italiano. Cibo non buono. In italiano. Cibo non buono. Dai, sei la carbocrema. Che dici? Gioca, scusa, stava a fare il briefing. No, no, è giusto, è giusto. Che dici della carbocrema? La carbocrema? La donna fa io. Poi metto una furghetta dentro. Ci guarda sto bastardo. Beh, mi auguro per lui, perché se ci guarda io buttiamo giù il canale subito. Ah, ma è Ciccio Gamer. Sì. Lui è il fratello, è Joker. No, non lo sapevo. Sì, sì. Cioè, menchino tipo Cirillo. Adesso un bacio per te. Sì, sì, sì. Io sono quanto hai perso da quei quando pesavi 70 kg? Io 70, 115 tipo. Porca. Ma erano due. Sì. Ma insieme siamo messi d'accordo. No, vabbè, diciamo che noi abbiamo fatto un po' un percorso particolare perché comunque abbiamo dovuto affrontare un'operazione perché sulla Calina c'ha. Sì, sì, sì. Ormai prima dell'operazione però c'è una dieta spinta. Ma guarda, in realtà no. Anzi, abbiamo le persone siamo fatti poco male, una settimana di poco sono mangiati, penso pure mia madre. Psicologico, la fame, cioè per quanto posso ridurre lo stomaco, non è, se uno c'ha le nevrosi. All'inizio è difficilissimo, perché abituati comunque a mangiare, poi io non so qual è il classico tipo che dico, ah, sono grosso perché ho l'ossa grosse, io mangiavo fa schifo. Tipo, fa bene. Io sono a Mac, può essere veramente mi mangiavo il pagliaccio, visto che non c'è sta più il pagliaccio del Mac, me lo so mangiato io quello. Cioè io sono a Mac da solo, può essere spendiamo 40-50 euro da solo. E ai tempi costava pure di meno da mo. Facevi tipo 6-7 meno. No, io mi facevo meno sicuro, altri due anni a parte, i nuggets, il dolce, io ce l'ho là. La frequenza con cui mangiavi schifezze durante tutti il giorno. I giorni. Rischio pure infatti cose con peso così alto. Beh, noi quando siamo andati dal nostro, diciamo, dottore, che poi ci seguiva da andare a bambini, lui ci ha detto o ve parlo da padre o ve parlo da dottore. E noi ha detto no, parlaci da padre. Ha detto guarda, tempo 3 mesi può essere che manco ci arrivate. A cinque ha detto. Vabbè, ma apri il video, ti ricordi? Due sacchi. Che no. Merda, oh, io l'ho detto. Siamo veramente pronti a tutto, perché siamo pronti, che ne so, l'allenamento è basato anche sul fatto che ne so, metti che te parte mancino, noi sappiamo, cioè ci prepariamo pure su quello, io dico sempre, no Simo? Aspettati il meglio ma preparati al peggio, quindi veramente ci abbiamo ogni ipotesi che può succedere, poi magari non capita perché lui è quello che è, ma metti che parte la mancino, Mattia sa che fare. Metti che fa l'attendista, il matto, sappiamo pure, abbiamo pure una chiave così, perché un po' le devi tenere da parte queste cose. Certo. Comunque c'è stata l'intelligenza di Mattia, è molto alta sul ring, nel senso ascolta molto l'angolo, sente tutto, anzi riesce delle volte, fa paura perché ci guarda proprio, si gira, ci guarda, ci dice sì, cioè è difficile questo, quando sali sul ring sei meglio di me, sali, che c'hai stai, recettori accesi, stai impallato, stai così. Poi noi abbiamo tutta la parte, no, che tattico-strategica, di colpitore, di guanti, di scelta dei guanti, ma ricordiamoci sempre che c'è un'altra parte che è Antonello, che è il potenziamento delle caratteristiche fisiche, delle doti atletiche, che siamo cresciuti molto con lui perché siamo molto in connessione, quindi infatti fisicamente è migliorato sì, sotto tutti gli prestazioni aspetti. Al massimo, cioè se pensi tipo a 3 anni fa, cioè magari era carente sul lavoro fisico, infatti si vede poi Mattia è uno che se tocca i pesi o se si prepara ad hoc cresce subito fisicamente. Esatto. Quello abbiamo raggiunto un livello. Che cosa? Un anno fa. Sì, bravo, esatto. No, è cambiato proprio. Cambiato, abbiamo un po', no?
abbiamo aggiustato il tiro bene, ma tutti insieme poi, non è che noi dettiamo così e basta, no, noi ascoltiamo il preparatore, il nutrizionista, esatto, il medico, siamo tutti connessi e là si cresce, è come un team di moto, io faccio sempre il paragone con la moto, noi siamo i meccanici e il meccanico dei motociclisti, mi ricordo Valentino Rossi, che si è portato quando è entrato in Yamaha, ha voluto per forza il suo meccanico, il meccanico è quello che gli dice quando torna con la moto, dice com'è andata, come hai sentita la moto, vogliamo un po' aumentare questo, è carente sulla frenata, miglioriamo quello, non è che dettiamo regole o impostiamo per forza uno stile nostro, anzi no. Intanto è con l'avversario un quadro. Allora adesso Simone prova a tirargli un diretto, vediamo se è uno che schiva oppure rimane là e parla. Esatto, no, sgambetto io voglio fare, di carità, non sgambetto io vorrei fare, eccola, fa finta, cioè fa finta che non ci vede, sì, sa benissimo voi siete i maestri. Esatto, se vuoi mi ci attacco un attimo. Ma io posso pure insultarlo, tanto capisci. No, ma non capisco. Bicipi, te tocca schiopparlo. L'hanno messo tipo bello così. Occhio all'occhio, che avevamo usato. Se toccavo un'altra cosa. Sempre, sempre. È una cosa brutta. Dopo bello così, meglio. Speriamo che non me la così il giapponese. Che dici? E poi solo sui polpacci, come per fuori. Sì. Un po' sì, davanti, davanti il serve, okay. No, davanti non lo mettiamo, sì, guardavo, sì, le gambe, c'era qualcosa, no, di sempre diverso, poi dai, poi dai, poi dai, poi dai, poi dai, poi c'è un tasto. Siamo un po' davanti sui nocchi. Occhio, ma sì, sì, vai, vai. C'è il capuccione. Sì, sì. Un gancio adesso sulla tempia. Qua cosa sostiene sui metacarpi. Da rimettere, poi se leva l'altro, sì. Frustato qua, pure come mi muovo frustato. Qua. Questo è importantissimo. Questo braccio basso. Bravo, le mani non mi fa niente. E prepari il middle. Come ho fatto questo? Poi quando lo spostamento sul gancio stamattina, sposta il gancio, mette la kick. Calcio in testa. Sì, che è funzionato pure in palestra. Così, sacco di... Perfetto, così non. Poi provi, difficile. Sposti il gancio, provi a rientrare pure con il braccio. Provi. Oppure sposti. Noi poi te li chiamiamo perché. Me devo spostare perché mi smiri al viso, però meglio, meglio. Meglio, non ti preoccupare. Ancora. No, Jeff. Jeff. Adesso braccio mancino. Switch. Ah, sì. Ricordi? A Jeff. Oh. Jeff. Bella. Due. Uno. Vai. Velocissimo. Meglio dell'altra volta perché i tempi sono sì, velocissimo. Sì, eh? Vai così. Un po' d'ansia di campo. Non so perché non c'ho il cinturone, ma mi arrivavo le bombe a mano. Se voi volete salire, siete dietro al palco, però, qua, eh? Sì, sì, ho visto. Vedi? Marco qua, eh? Andiamo pronti a fare quelle cose, grande. Si fa dei tavoli, esattamente. Sento voi. Come on.
Alza, oh, alza, alza, alza. Alza, oh. Quando stacchi girato in pancia, Matti, girato in pancia. Provalo, Matti. Lo prendi, eh. Vai, col passo in avanti, va bene. La gamba dietro, bravo. Un po' strano questo, si capisce. Buono, Matti. L'hai preso. Male, Matti. Sei un po' perso. Dai che ce stai. Concentrato, Matti. Matti, tranquillo, Va bene però, è troppo aggressivo. Matti, calmo che sei letale, se stai calmo. Non rimane là. Sempre lui. Matti è cotto, lucido. Muoviti. Bravo, lucido, calmo. L'occhio. Sempre lucido, controllalo. Mani dentro. Sempre lucido, Matti. C'è la misura. Mobile. Dietro al collo. Oh, lucido, muoviti sulle gambe, lucido. Oh, dietro al collo, è la seconda, Lucido, movimento. Muovi le gambe. Non rimane là. Oh, sulle mani, Matti. Sulle mani, È finita! The three rounds of fight code action, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges see it the same way, all in favor of your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner, Mattia! Innanzitutto salutare tutti e ringraziarvi per l'affetto, facciamoci un applauso. Voglio ringraziare Marco e Laura per aver organizzato un evento così come quello di Arena, che avete visto tutti il livello di atleti internazionali. Per quanto riguarda DJ, era un atleta selezionato dal K1 GP per farmelo sfidare, è campione del K1 e del Crash. Sono due titoli che non li vinci a caso. Rispetto a quello che su cui avevamo lavorato, ci siamo trovati un po' più scomodi perché era un po' scorbutico. E quindi onore a lui. Regà, grazie a tutti per l'affetto, siete belli. Un applauso a noi. Avanti tutta, sapevamo che non era un avversario da sottovalutare. Dopo la vittoria con Stoica ti senti un attimo quasi invincibile, no? Poi ti rendi conto che invece il KO e la sconfitta può essere sempre dietro l'angolo in questi sport. Grazie a tutti, ragazzi, belli, grazie. Fatemi sentire il vostro calore per Mattia!
terribili, si può attaccare la sera, terribili. Okay. Se ci dovessi rifare per batterlo meglio braccia, però contro il diretto adesso era difficile lo scontro. Poi tu casci sulle palle. Pure preparate i calci, era proprio. Però primo round. Ah, per via. I low kick classici da karate, che non so, da dai forte, ma sono tutte frustate. Mo gli famo vedere la gamba, perché. Guarda, faccio dal volo. Capito? Con l'osso proprio, sì. Secchi, poi ci colpi secchi che sembrano da fuori, sembrano così. Tanti colpi su, no, cioè facci sulle palle. C'aveva i colpi che non capivi cosa tirassi, cioè non è c'aveva sempre. È difficile da spiegare. Sai quelli istintivi che tirava un po' distinto, tirava, tipo quello che capita. Quindi non c'aveva proprio una cosa. Tirava ogni tanto, non c'aveva tirato il kick, poi non ha tirato più. Però core, cioè. Core, quelli che non lo sapevo. No, niente. Detto questo, mo, ok, però ho vinto, porco due. No, un applauso per favore. Grande